Questo programma è offerto da Tecnocampus. Una mattinata molto importante oggi, martedì 9 aprile, all'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, con due inaugurazioni. È stato infatti inaugurato il nuovo front office, veramente molto bello ed accogliente, ma anche il nuovo reparto di oncologia all'edificio F al sesto piano. Noi di Teleprima siamo stati qui anche perché ci sono stati numerosi momenti veramente belli, emozionanti, presenti il sindaco Marino, il vescovo D'Alise, ma anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca, il direttore dell'azienda ospedaliera Mario Ferrante, ad introdurre tutte le importantissime novità, ma soprattutto un altro gesto molto bello del Rotary di Caserta, che ha donato delle piante proprio all'azienda ospedaliera con delle targhette dedicate ai bambini neonati proprio in questi mesi. Ovviamente noi lasciamo parlare le immagini e vi lasciamo proprio con loro. Questa azienda è un'azienda che si è risollevata, è un'azienda che quando abbiamo ereditato aveva circa meno 4 milioni di, come consuntivo, praticamente anche dal punto di vista di tutte le altre attività era una situazione abbastanza disastrosa. Noi abbiamo lavorato intensamente e adesso il bilancio è attivo di più 4 milioni, abbiamo fatto i concorsi. Nessuno ci ha potuto accusare che qui si andava avanti con l'articolo 18 sul Presidente,
sono tutti primari di ruolo presenti, 18 primari, abbiamo fatto la rotazione delle funzioni, tutti, ogni dirigente ha una delibera di incarico, abbiamo fatto con me il professor Pupurco sul lavoro per la graduazione delle funzioni. Ogni esame, ogni unità operativa, ma era che ognuno avesse quello che doveva. Quindi abbiamo avviato tutte le attività concorsuali, abbiamo attuato l'alta aziendale quasi al 95%, manca poco, abbiamo nominato il capo di dipartimento qualche giorno fa. Le gare erano tutte scadute, erano tutte in itinere, le abbiamo tutte bloccate, quando è che siamo arrivati abbiamo fatto una ricognizione, abbiamo inviato alla Corte dei Conti, a Cantone, per dire noi stiamo lavorando, questa è la stata del mare. Ad oggi da 72 gare siamo in una fase, sono ridotte a 20 circa, 22-23 gare, ne erano 72, quindi siamo in una fase avanzatissima. E per le griglie REA siamo al 98%, signor Presidente, abbiamo collaborato affinché anche noi come azienda, la Regione Campania, uscisse fuori dalle passe del passato e noi oggi siamo qui a dire che abbiamo dato a noi la mano, alla Regione, a voi come Presidente, come Giunta e come Regione, affinché uscissimo fuori dal piano di rientro e quindi adesso fermo le 70%, tagli cesarei 24,5, siamo diciamo dati spaventati. Facciamo anche tutto attualmente noi anche per quanto riguarda alcune reparti si stanno proiettando proprio per l'eccellenza, proprio anche nel campo oncologico, perché come avete visto noi cerchiamo di dare risposte e quindi molti pazienti di altre aree vengono da noi e quindi facciamo anche questa azione di attrazione interna nell'ambito della regione. La neurochirurgia sta andando benissimo, considerato che ci sono alcune diciamo, province signore che hanno ancora fosse stati bene, noi li accettiamo e quindi facciamo attrazione anche per la neurochirurgia, oncoematologia, tutti i reparti, voglio dire, me li dimenticherei di qualcuno, tutti i nostri primari sono tutti bravi e devo ringraziare a loro se oggi noi siamo qui e come vedete Presidente la cosa che si è creata è il simbolo, è la cosa di appartenenza a questa azienda. Prima erano un po' tutti sfiduciati, oggi credono, penso, tutti in questa azienda. Io ho cercato di facilitare, ho fatto da facilitatore un altro, ma hanno fatto tutto loro, quindi hanno fatto grandi cose, l'ospedale ormai si è messo incanalato bene, nessuno parla più di ospedale della Camorra, è venuto a Novestro e Cantone, qui e abbiamo fatto questo lavoro, poi abbiamo individuato tutte le cellule a rischio dell'ospedale e ha detto che è un ospedale che si è rigenerato. 3 anni prima aveva detto che questo era l'ospedale della Camorra. E lui da novembre ha detto che si è rigenerato, quindi finché aveva fatto l'accusa ha dovuto ritirare anche dicendo che stavamo facendo cose lì. È naturale che non abbiamo raggiunto il massimo, stiamo lavorando, ci stiamo mettendo mano, lavoriamo con cuore e tutte le persone qui di questo ospedale oggi mi sento dire a distanza di 2 anni avevano delle grandi potenzialità e erano inespresse. Oggi forse stiamo andando per la verso giusto, sono grandi professionisti, forse non era stato dato l'opportunità giusta. Li ringrazio per quello che hanno fatto perché da soli non si fa niente e volevo dire una cosa, oltre a salutare tutti i politici casertani che non mi hanno mai creato alcun problema. E voglio dire a tutti, il Presidente è qui. Poi Presidente anche a lei che mi ha dato l'opportunità di rispondere. Intanto sarò brevissimo perché l'emozione di Ferrante ha preso tutto, quindi la sua passione e il suo aspetto emotivo comunque coinvolge il Presidente, però intanto grazie di essere a Caserta, grazie di essere insieme a tutte le istituzioni
Mario le ha rappresentate, elencate tutte, grazie anche al mondo associazionistico, ma soprattutto grazie che lei venga qui a rappresentare quello che è il grande capitale umano della nostra Latte. L'ha detto bene Ferrante, qui c'è sempre stata alta professionalità e alta specializzazione, ci voleva una governance amministrativa più coerente, più corretta, più rispettosa dei principi generali amministrativi. Questo è stato fatto, la sinergia tra la buona amministrazione, le buone pratiche amministrative, le best practice amministrative con quella che erano già le grandi competenze dell'amministrazione dell'azienda ospedaliera per quanto riguarda i medici, per quanto riguarda gli USS, gli infermieri, tutta l'attività che era comunque già alta professionalità messa in sinergia con quelle che sono arrivate, le ulteriori grandi professionalità che sono arrivate. Questa è grande, è anche la grande occasione che ha la nostra terra, qui finalmente l'articolo 2 e l'articolo 32 della Costituzione si rispetta, i diritti inviolabili dei cittadini, la tutela della salute dei cittadini si mettono in coerenza, qui finalmente si mette in rispettoso criterio quella che è la 833 del 70 in cui finalmente tutti hanno la possibilità di avere il rispetto della salute, tutti hanno la possibilità di rispettare quelli che sono i più disagiati, i meno ambienti. L'inaugurazione oggi del polo oncologico dà la possibilità a tante persone debole di avere rispetto della propria salute, e questo l'abbiamo potuto fare anche grazie alla Regione Campania, a quello che ancora insieme possiamo fare, alle grandi sinergie che può diventare l'alta specializzazione di questa azienda ospedaliera. Lei mi conosce, io purtroppo sono uno di quelli che viene sempre a fare con l'elenco della spesa quello che possiamo fare ancora di più per la nostra terra, e ancora di più io le chiedo di valorizzare ancora di più questa terra. Questa può essere l'occasione perché noi diamo un contributo alla Campania, perché noi possiamo far crescere ancora di più il modello della tutela della salute dei cittadini della Campania, noi possiamo diventare modello, oggi l'abbiamo dimostrato. Lei ci guardi qui intorno, qui c'è una comunità, c'è tutti i settori, c'è tutto, non c'è solo l'azienda ospedaliera, c'è la voglia di riscatto, c'è la voglia di mettere le proprie passioni, le proprie emozioni e soprattutto di dare un contributo a lei per far crescere sempre di più la Campania e per far crescere soprattutto il nostro PIL sociale. Se noi aiutiamo i deboli, se questo è il lavoro che lei ogni giorno fa rispetto a quello che sono i grandi temi della Regione Campania, se noi partiamo dai disagiati, meno ambienti, a chi ha diritto alla salute, noi potremo rispettare anche le grandi competenze che abbiamo in questa azienda, ma anche le grandi competenze che abbiamo in Regione Campania. Lo dobbiamo fare tutti insieme. Questa è la voglia che vogliamo dare e soprattutto vogliamo darle un contributo. Lei fa già molto, noi vogliamo ancora di più aiutarla per costruire un modello che non è solo un modello Campania, ma anche per quanto ci riguarda un modello di terra felice, terra di occasioni, e da qui vuole passare la nuova idea di salute, che è quella che mette al centro il cittadino e la comunità rispetto ai diritti inviolabili dell'uomo. Quindi grazie Presidente, grazie di essere qui, ma soprattutto grazie all'azienda ospedaliera, al grande capitale umano dell'azienda ospedaliera che mette al centro i diritti inviolabili del cittadino, che è quello della salute. Grazie. Grazie, grazie moltissimo dell'opportunità che ci avete dato di essere vicini allo sviluppo della sanità in questa nostra comunità. Noi come Rotary, noi siamo la società civile, noi siamo quelli dalla parte dei fornitori, e quindi non possiamo che apprezzare enormemente questo sforzo fatto dall'azienda sanitaria, dall'amministrazione comunale, da voi istituzioni che coese avete portato a queste realizzazioni. Noi cosa possiamo fare e cosa facciamo? E così come noi, sicuramente altri organismi, altre organizzazioni della società. Possiamo collaborare dall'esterno, anche in attività di prevenzione, di assistenza. Noi Rotary abbiamo qui su Caserta un punto presidiato dai medici nostri associati che svolge attività di prevenzione, è un punto vivacissimo ed è bello questo perché è in parallelo con quella che poi è l'attività vera della sanità. Così potremo essere vicini a questo centro nuovo, oncologico, così importante, così significativo, con manifestazioni concrete, con apporti concreti, con contribuzioni concrete, dirette del club e dei singoli nostri associati. Grazie quindi, grazie davvero, e il nostro impegno è di affiancamento totale. Grazie.
ringrazio particolarmente Mario Ferrante perché mi ha voluto invitare e io sono tenuto ad essere presente perché dichiaro ancora una volta di essere vicino a questa azienda come a tutte le istituzioni. Porto il saluto della Chiesa, porto il saluto dei miei sacerdoti e porto il saluto di quanti continuamente hanno a che fare con questo ospedale. Ho visto tante cose rinnovate, l'importante è che non sia solo il modo di accogliere in modo diverso, ma che cresca anche tutta l'azienda, soprattutto tutti quelli che lavorano qui. Io faccio gli auguri soprattutto ai nuovi primari. Ho visto che sono il fiore all'occhiello del direttore generale e voglio sperare che le tante cose che sono state dette su questo ospedale, piano piano, come quelle che ha fatto Cantone, cominciano a decadere. Io parlo spesso, da quando sono venuto, di risurrezione di Caserta e probabilmente una motrice di questa risurrezione, oltre che la Chiesa, speriamo sempre di più, può essere questa azienda, come anche non mi è stato possibile essere a Marcellisa, ma mi hanno detto che anche lì si sta lavorando. Io faccio tanti auguri, ma soprattutto in questo momento rappresento tutti quelli, tutti i cittadini che si serviranno di questo ospedale, di questa azienda e che possano decantare sempre di più non solo la professionalità ma anche l'umanità degli operatori. Grazie al Presidente che ci ha lavorato stamattina, anche se velocemente, ma è così da tutto tempo. Grazie. Cari amici, una bella giornata questa casertana. Vi devo comunicare una prima sensazione che ho io. Siamo stati a Marcialise, siamo qui a Caserta. Io ho qualche anno anche di esperienza nella vita istituzionale, nella vita politica. Vorrei domandarvi a voi cittadini casertani quando mai la realtà di Caserta ha avuto tanta attenzione da parte della Regione Campania, quando mai? Nei decenni passati. Da alcune cose simboliche che non c'entrano con la sanità, no? Qualche invenzione che abbiamo fatto, valorizzare la Regione Caserta, un'estate da re, ci pareva un delitto avere un monumento di bellezza e di valore mondiale, tutto sommato non valorizzato come meritava, a tutta una serie di interventi nel campo ambientale. Qualche anno fa ancora era tutto bloccato per quanto riguardava la depurazione delle acque, c'era un progetto bandiera blu, 40 milioni di euro che servivano a intercettare le reti fognarie dell'area costiera di Caserta per avere l'acqua balneabile. Abbiamo ripreso, abbiamo riaperto i cantieri, avevamo interventi da fare nei grandi depuratori dell'area nord di Napoli e l'area casertana per garantire la depurazione, i lavori sono in corso. Questa estate completeremo tutti gli interventi per avere il mare balneabile per tutto l'anno su tutto il litorale domizio. Stiamo lavorando a un master plan per il litorale domizio, un lavoro maledettamente complicato, sia perché abbiamo tutta una serie di competenze che si sovrappongono, ministeriali, statali, regionali, provinciali, sia perché non ci sono 50 metri di strada diritta, perché dietro ogni strada c'è un villino a museo della Campofra. Non vedo questa la realtà, c'è successo niente, piano. Buongiorno. Tre anni fa eravamo qui in una realtà di emergenza, che venivamo dal commissariamento delle strutture sanitarie casertane, con questo marchio della Camorra sulla nostra sanità qui. Avevamo una specie di tenaglia, perché eravamo qui i commissari e la Camorra. Poi a fianco avevamo la terra dei fuochi e una campagna di opinione pubblica nazionale che prescindeva anche dai dati di merito
e continuava a descrivere questi territori come territori devastati dall'inquinamento. Bene, arriviamo oggi dopo 2-3 anni, non sono passati 20-30 anni, 2-3 anni, non di più. Abbiamo un quadro completamente diverso della realtà casertana. Non è che siano stati risolti tutti i problemi, per l'amor di Dio, ma oggi qui si cammina a testa alta. Quella Caserta di 2 anni fa non c'è più. Oggi qui si cammina a testa alta, con grande dignità. E questo è un merito vostro e di tutti quelli che hanno lavorato per voltare pagina alla provincia di Caserta. A cominciare da questo ospedale. Siamo stati qualche minuto fa a Marcianise, una bellissima struttura. Nel piano ospedaliero diventa DEA di primo livello. Abbiamo qualche sofferenza al pronto soccorso di Aversa, dobbiamo intervenire in alcune realtà più periferiche. Siamo consapevoli che ci sono problemi, ma dovete sapere che oggi, quando parliamo di personale, dobbiamo affrontare un vero e proprio calvario. Alcune figure professionali non ci sono proprio. Ormai in tutti i pronto soccorsi in Italia, non qui, abbiamo una situazione di emergenza, si fanno i concorsi per l'emergenza e noi ci non partecipiamo. Campania ovviamente aveva una sofferenza in più, perché fino a un anno fa avevamo il blocco del turnover e quindi dovevamo gestire il nostro sistema con 13.500 dipendenti in meno. 13.500 in un decennio, questa è la zona. Adesso abbiamo avuto qualche decisione del governo, dal mio punto di vista assolutamente irresponsabile, quota 100. Abbiamo un'ulteriore spinta per decine e centinaia di medici e di primari ad andarsene in pensione e nessuno ha calcolato un minuto prima che cosa sarebbe successo nella sanità con quota 100. È incredibile. Ma siamo ridotti in queste condizioni nel nostro paese. Quindi abbiamo una pesantezza ulteriore per quanto riguarda alcune figure professionali. Qui abbiamo ripreso un lavoro molto importante. Registro una valutazione positiva da parte degli utenti, da parte degli operatori. Chiedevo un attimo fa al direttore generale come stavamo con alcuni indicatori simbolo. Il tasso di parti cesarei e il tasso di fratture al femore operate nelle 48 ore, abbiamo il 24%, quindi pienamente rispettata la media nazionale, 70% di parti di fratture al femore operate nelle 48 ore. Beh, devo dire che stiamo arrivando a situazioni veramente di eccellenza nazionale a Caserta. E di questo ringrazio i medici, gli infermieri, il personale amministrativo, tecnico, perché dietro questi risultati non può non esserci un impegno straordinario e un ritrovamento di passione, di motivazione, di entusiasmo che è indispensabile per arrivare a raggiungere questi obiettivi. Dobbiamo continuare. Dobbiamo continuare affrontando alcuni problemi di rapporto con Roma. Se dite a quelli a fianco di non disturbarci, sono miei collaboratori e non vorrei disturbare il vostro colloquio. Abbiamo problemi di rapporto con Roma, perché voi sapete che siamo ancora da un decennio in piano di rientro e oggi non c'è più nessuna ragione oggettiva perché la Campania sia in piano di rientro. L'unica ragione che rimane è una ragione o di politica politicante o di squadrismo politico. Una regione entra in piano rientro per due motivi: se ha una situazione debitoria e deficitaria, debiti e deficit che si accumulano nella gestione annuale dei bilanci, disastrosa, o se per quanto riguarda i livelli essenziali di assistenza una situazione altrettanto disastrosa. La Campania è stata commissariata 10 anni fa, esattamente 10 anni fa, perché aveva accumulato 9 miliardi di euro di debiti e aveva una gestione ordinaria dei bilanci che produceva nuovo debito.
Il risultato è stato quello: l'umiliazione del commissariamento e una qualità dei servizi, soprattutto alla povera gente, che era penosa, e un livello di mobilità passiva scandaloso. Ancora oggi noi paghiamo le conseguenze di quella realtà. Ancora oggi abbiamo 300 milioni di euro che la Campania dà alla Lombardia, al Veneto, all'Emilia, di mobilità passiva. Se togliessimo i soldi che la Campania dà alla Lombardia, il sistema lombardo andrebbe in crisi. È incredibile, ma è così. Dunque siamo stati commissariati per quei due motivi: perché avevamo miliardi di euro di debiti, un debito che cresceva, e perché ancora nel 2015 noi eravamo a 104-105 punti nella griglia LEA, ultima regione d'Italia. Bene, nel giro dei 3 anni abbiamo fatto una rivoluzione. Oggi siamo a 163 punti nella griglia LEA, abbiamo fatto un miracolo. Un miracolo. Avendo concentrato le energie e le attenzioni in maniera ossessiva rispetto a questi obiettivi. Abbiamo approvato praticamente tutti i conti consuntivi fino al 2017. Una delle cose per cui ci ridevano in faccia quando andavamo a Roma era questa: siccome la sanità è il 65-70% del bilancio della regione, e siccome non avevamo approvato i conti consuntivi in qualche caso dal 2012, i rappresentanti del Ministero dell'Economia ci chiedevano: ma voi come fate ad approvare il bilancio non della sanità, della... E non è che stiamo nell'Africa subsahariana, non si sveglia la mattina, perché come stai? Con quali motivazioni? Oggi non c'è più nessuna motivazione, tranne lo squadrismo politico, cioè l'obiettivo di colpire De Luca perché De Luca fa paura. E questo. L'obiettivo di impedire che si dica che il lavoro di migliaia di persone ha consentito alla sanità catalana di voltare pace. Ma è soprattutto il vostro sacrificio, oltre che il nostro, che viene offeso da queste posizioni. E soprattutto il vostro lavoro che viene offeso. Allora oggi noi dobbiamo guardare avanti con grande tranquillità. Possono fare quello che vogliono. Abbiamo già come conosciuto il commissario che ci hanno mandato qualche mese fa, 2 anni fa, mi pare, con 6 mesi di ritardo. L'hanno mandato da Firenze. E quando si è presentato nella mia stanza, la prima cosa che mi ha detto: oh, via Presidente, noi sai che in Toscana parlavamo delle strutture private convenzionate, laboratori privati, cioè noi in Toscana abbiamo solo 2 laboratori convenzionati. Ho detto: bravo, io ne ho 400 in Campania, quindi che facciamo? Li chiudo tutti quanti, sono 4.000 dipendenti. Allora, qualche posizione di ottusità burocratica l'abbiamo registrata a dicembre. A dicembre noi abbiamo presentato il piano ospedaliero della regione, ci è stato bocciato dal Ministero della Salute. Hanno ritenuto che fosse troppo aperto, troppo flessibile. Ci hanno imposto di tagliare in un anno 40 strutture complesse. Ricordatevi queste cose, spiegatele ai vostri colleghi, perché poi a Roma al Ministero ci dicono di fare tagli assolutamente ottusi, burocratici e irragionevoli. Poi veniamo nei territori e gli amici politici di quelli che a Roma governano del Ministero fanno sciacallaggio. Non è tollerabile e non lo tollereremo. Noi abbiamo accettato alcune imposizioni per una ragione molto semplice: perché avevamo interesse ad approvare il piano ospedaliero per dicembre dello scorso anno, perché approvando il piano ospedaliero potevamo approvare il piano per il personale e potevamo stabilizzare le migliaia di precari che abbiamo nella sanità campana. Per queste 2 ragioni lo abbiamo approvato. Oggi abbiamo un piano per il personale che ci consente di assumere 7.600 dipendenti. Poi vedremo le cose che dovremo fare dopo il timbro finale, che ancora non è arrivato dal Ministero. Stanno ancora dormendo.
Nel frattempo, avendo risanato i conti, dopo 20 anni, per la prima volta, abbiamo potuto utilizzare i fondi dell'ex articolo 20 per l'edilizia ospedaliera. E abbiamo presentato il 24 aprile del 2018, esattamente un anno fa, un piano per l'edilizia ospedaliera di 1,8 miliardi di euro. È passato un anno e stiamo ancora aspettando che si svegli. Un anno è passato. Nel frattempo può capitare che ci sia qualche incidente all'ospedale San Giovanni Bosco a Napoli, o come in queste ore agli incurabili nel centro storico di Napoli, e dobbiamo sopportare pure qualche atto di sciacallaggio da parte di qualche farabutto che anche su queste cose ha voglia di fare speculazioni. A San Giovanni Bosco da 40 anni non si facevano le manutenzioni, stiamo aspettando ancora i fondi dell'articolo 3 e si permettono pure di fare poi. Agli incurabili abbiamo una struttura nel centro storico che è vecchia di 500 anni, c'è stata un'incrinatura, abbiamo dovuto sgomberare. C'è in queste ore qualche irresponsabile che fa sciacallaggio anche sull'edilizia ospedaliera del centro storico di Napoli. Questa è l'Italia, questa è l'Italia, e questa è l'Italia di oggi, dove tutto si può fare meno che un lavoro ispirato alla serietà, al rigore, ai tempi medi, perché la realtà, come dico io, si cambia con la fatica, non con i tweet o con la propaganda. I tweet e la propaganda servono a raccattare qualche voto, ma portano alla rovina i paesi, perché lasciano alle generazioni che verranno i problemi ancora più incancrenenti. Allora non ci facciamo condizionare a queste cose. Il lavoro di Caserta è un lavoro simbolico di quello che dobbiamo fare. A Napoli in genere, in Campania, che sia Piedimonte Matese o il Cilento, l'Irpinio o il Sannio, se ha un infarto può raggiungere l'ospedale dove si salva la vita in 20 minuti per mezz'ora. Abbiamo realizzato la rete del infarto al miocardio. La stessa cosa abbiamo fatto per la rete oncologica. Dobbiamo realizzare ancora la rete materno-infantile, quella del politrauma, aspettavamo in classe in funzione l'ospedale del mare. Fra un mese, due mesi avremo anche l'idea di secondo livello completato e realizziamo anche la rete dell'infarto del politrauma e del materno infantile. Bene, questo lavoro è in corso. La seconda fase significa realizzare la medicina territoriale, dove siamo in ritardo, potenziare i distretti, dove siamo in ritardo, avere accordi con i medici di medicina generale, con i pediatri. Significa non abbassare la guardia per le vaccinazioni, per le soglie di sicurezza, significa incrementare lo screening per i tumori al seno, alla cervice dell'utero e al colon retto, siamo ancora indietro, e significa soprattutto fare passi decisivi in direzione dell'umanizzazione del servizio per la povera gente. Questa è la seconda fase. Avere l'infermiere che va a casa della persona anziana non autosufficiente, avere l'assistenza domiciliare, fare il prelievo, dare una mano, migliorare l'assistenza ai malati di diabete, utilizzare anche le nuove tecnologie, il chip sotto la pelle per evitare di andare ogni giorno. Questa è la seconda fase di questa riorganizzazione generale della sanità campana, che ci deve vedere arrivare ad essere la prima sanità d'Italia. Già oggi abbiamo realtà di eccellenza mondiale, qui, anche in ospedale di Roma, Pozzuoli, Castellammare, Pascale, Cardarelli, Monaldi, Santo Bono. Di queste cose non sentirete parlare. Parleranno della formica al San Giovanni Bosco, attirata da qualcuno che ha fatto scorrere delle gocce di soluzione di glucosio o di zucchero, o da qualche delinquente che magari stava lì a fare i lavori di pulizia senza aver vinto mai una gara da 15 anni, o gestiva in termini camorristici abusivi un parcheggio dentro l'ospedale.
queste cose non le andiamo a raccontare in giro, ma voi le sapete. Stiamo buttando il sangue per riprendere in mano situazioni incancrenite da decenni. A San Giovanni Bosco, quando è andato il primario e ha detto: mi pare che ci siano due formiche lì nella sala d'attesa, due giovanotti, e hanno detto: no, no, qui non dovete toccare niente, dobbiamo aspettare il nostro rappresentante sindacale. Due collaboratori al primario. Allora, questo lavoro deve andare avanti con grande determinazione. Ripeto a voi quello che sto ripetendo a tutti i nostri interlocutori: ora o mai più, ora o mai più, o cambiamo oggi la Campania e la nostra sanità o non ce la faremo mai più. Per fare quello che abbiamo fatto a Napoli, aprire l'ospedale del mare in un anno e mezzo, se lo sarebbero mangiato quell'ospedale se non avessimo avuto la testa dura, forzando anche sui tempi. Per fare queste cose ci vogliono anni di lavoro, per creare un clima di rigore nella vita di un ospedale, di una struttura sanitaria, ci vogliono anni. Per far maturare una nuova coscienza civile ci vogliono anni. Per tornare nella palude basta un mese. Ve lo ripeto, per tornare nel precipizio basta un mese. Sappiatelo e ditelo alla vostra coscienza. Perché il vostro lavoro e la vita della povera gente vale più della politica politicante, almeno per quello che mi riguarda. E se facciamo come stiamo facendo il lavoro che è in corso, lo facciamo per un motivo ideale. Non facciamo calcoli politici. A me non interessa niente. Se volevo fare calcoli politici avrei avuto una vita comoda. Vi posso garantire che si vive bene a fare il Presidente della Regione. Basta spassare 4 giorni alla settimana a Roma. Abbiamo una bella sede a Roma, non mi ricordo usare, a Roma si vive bene. Si curano le pubbliche relazioni, a Roma c'è una splendida primavera, c'è il Polentino, si mangia bene, un po' pesante, ma si mangia bene. Si vive benissimo. Ma se vuoi cambiare la realtà dalla radice devi buttare il sangue dalla mattina alla sera alla notte. Qui se perdi la presa 48 ore rischi di perdere mesi. Allora, cari amici, oggi è una bella giornata. Per voi, per me, perché vedere che poi i risultati arrivano ovviamente è una cosa che ti dà coraggio, ti sostiene anche rispetto alle aggressioni di ogni tipo che devi subire la mattina, la sera, tu, la tua famiglia, non è proprio. Questo ti aiuta ad andare avanti, ti convince del fatto che davvero stiamo andando avanti sulla strada giusta. Io devo solo rinnovare i miei complimenti, i complimenti anche a Rotary. Se umanizziamo anche le nostre strutture, oggi l'ospedale di Caserta credo sia uno dei più belli della regione, dal punto di vista ambientale. Non vi voltate la testa. Dovete fare il 100%, siamo sempre alla metà di quello che dobbiamo fare. Non vi guardate qui, basta che vi rilassate un minuto. Ma è veramente una bellissima struttura, io veramente sono contento. Ma da cittadino campano, da italiano, quando avevamo i commissari e quando avevamo l'immagine della Camorra Caserta era un dolore per tutti quanti. E quando guardano l'Italia dal Giappone, da Los Angeles, da New York, non è che distinguono Caserta, Salerno, Napoli. Siamo un morso di terra.
e quindi quando arrivano quelle immagini fuori d'Italia sono cose che fanno male a tutto il nostro paese. Tornare oggi e vedere anche, come dire, fisicamente una bella struttura organizzata, abbiamo visitato un reparto ristrutturato, le volontarie dell'AO, le donne che facevano la chemio con una condizione di tranquillità, è una cosa che ti apre il cuore. Vi ripeto la raccomandazione, siccome avete piantato piante ai magnoli, alle magnoli hanno un apparato radicale che fa saltare i magnoli, spostatele un po' più lontane rispetto alla strada, se no da 2 anni dovete rifare tutta la strada. I tigli vanno bene, che vanno più in profondità, ma pure loro sono buonissimi. Comunque, grazie per questo gesto di sensibilità che ha avuto il Rotary e che ovviamente ci incoraggia ad andare avanti. Una grande e bella giornata per Caserta, per la Campania, per il Sud. Grazie di cuore per tutto quello che avete fatto. Auguri a voi. Sono metà del mio percorso ecologico e rappresento oggi tutte le persone che come mi trovano ad affrontare questo cammino. Allora, sono la rappresentante di tutte le donne che sono qui presenti oggi. Voi allora, in un giorno qualunque, all'improvviso, appare lui, il tuo nemico cancro. Una parola questa che ti confonde e ti destabilizza. Una malattia questa che in tanti tu pensi possano avere, ma che in un giorno qualunque, in maniera subdola, è venuto a trovare te. Sì, proprio te. Ed arriva la paura, sorda, grigia, sinuosa ed insinuante, orribile e costante, come solo la paura sa esserlo. Paura di tutto, dell'ignoto, della morte. Ci si sente persi e senza più certezze. La malattia può essere tanto, ma per tutti è il momento del coraggio e della forza. E in questo momento siamo tutti diversi nell'affrontare questa prova. E anche se, diversamente, il fine ultimo di ciascuno di noi è combatterlo, questo nemico, e vincerlo. E allora ti trovi a dover scegliere ad affidare te stessa alle cure e alle esperienze di un medico. E che si tratti di un percorso di cure chemioterapiche o di un importante intervento chirurgico, il sentimento che si prova alla fine del percorso terapeutico è di profonda gratitudine. E la nostra piena gratitudine va al reparto senologia diretto dal tanto premuroso quanto professionale dottor Giampaolo Pitruzzella. Questo meraviglioso reparto di oncologia, diretto dall'altrettanto professionale e sensibile dottor Iaiello, accompagnato dalla sua equip medica e infermieristica, che ad oggi sono diventati la nostra seconda famiglia. Grazie di vero cuore. Grazie per la manifestazione, grazie a tutti voi che siete qui oggi, grazie.